L'incremento incontrollato della popolazione di cinghiali sul territorio molisano è ormai una calamità per gli agricoltori ed inizia a causare gravi problemi anche agli automobilisti, mentre si susseguono riunioni tra tutte le istituzioni coinvolte nella problematica. Il dottor Antonio Liberatore, veterinario della ASREM, prova a spiegare ai telespettatori di Teleregione il boom demografico degli ungulati. Quando sono state operate la introduzione, reintroduzione, ripopolamenti, chiamiamoli come vogliamo, i cinghiali, questi sono arrivati da regioni e dai luoghi più disparati, contribuendo a creare quella sorta di variabilità genetica che, come dicevamo, è alla base del successo evolutivo di questa popolazione. Nel senso che il cinghiale si è adattato a vivere dal livello del mare fino ai 2000 metri e ben oltre anche, e a utilizzare tutte le risorse possibili, sia di tipo alimentare che di occultamento che di difesa nei confronti dei predatori. Il cinghiale, in poche parole, è una specie vincente. A questo reso anche dalle mutate condizioni ecologiche del nostro territorio. Rendiamoci conto che adesso l'avanzata dei boschi e del cespugliato arriva fino immediatamente a ridosso dei centri abitati. È sparita quell'area cuscinetto, interessata principalmente dalle piccole realtà agricole o agrozootecniche, per cui i cinghiali li ritroviamo immediatamente a ridosso o dentro il centro abitato perché il bosco è arrivato all'interno del centro abitato. Per arginare la crescita esponenziale della popolazione, il dottor Liberatore indica un rimedio naturale, il lupo infatti ghiotto di cuccioli di cinghiale, mentre non crede che la sterilizzazione attraverso i farmaci sia la soluzione giusta, perché il cinghiale diviene un sottoprodotto non più commestibile e soprattutto perché il cibo lasciato in natura viene ingerito da altri animali selvatici. Meglio allora concentrarsi su una efficace regolamentazione della caccia. La problematica si presenta una multidisciplinarità, anche se allo stato attuale credo che, almeno per superare l'emergenza, il contenimento cruento sia quello che possa dare i risultati più immediati. Per contenimento cruento intendo la caccia ordinaria, che non può andare, come sappiamo, non può essere protratta per oltre i 3 mesi previsti dalle normative vigenti, alla quale si è stata affiancata, in questo la Regione Molise non è stata certamente a guardare, è stata affiancata dalla cacciatore di selezione, la caccia, l'abilitazione alla caccia di selezione. Sono stati fatti tutti i passi possibili, sono stati abilitati un gran numero, circa 300 credo fino a questo momento, di cacciatori di selezione. Ma l'implementazione di questa pratica sul territorio vede, non decolla per tutta una serie di motivi. È chiaro che un intervento a macchia di leopardo, un intervento limitato nel tempo, non produce risultati. Quindi la situazione va pianificata nel tempo, va conoscendo il numero degli operatori e cercando laddove possibile di prelevare il massimo con il minimo sforzo e prelevando, ripeto, quelle classi sociali più riproduttive che poi incidono sul tasso di riproduttività della popolazione.